Il bilancio è in aula. Il primo soccorso pediatrico è legge. Al via l'iter per le palestre salute. Il 5 aprile il Consiglio regionale ha iniziato la discussione sul bilancio della Regione Piemonte. Su richiesta di Forza Italia, l'assessore ai diritti civili Monica Cerutti è intervenuta in aula per illustrare le politiche di gestione e inclusione delle popolazioni nomadi della Giunta regionale. In apertura della seduta pomeridiana, il Consiglio regionale ha poi osservato un minuto di silenzio per ricordare le vittime dell'attentato terroristico di San Pietroburgo ed esprimere una ferma condanna per la strage di civili avvenuta in Siria. In chiusura, l'assessore ai trasporti Francesco Balocco, su richiesta del Movimento 5 Stelle, è intervenuto sul servizio ferroviario metropolitano e in particolare sull'estensione alla zona a sud-est di Torino, dai quartieri di San Paolo e Mirafiori Nord fino ai comuni limitrofi. In copertina! Con le relazioni di maggioranza e di opposizione e la discussione generale, è iniziato il 5 aprile in aula l'esame del bilancio di previsione finanziario 2017-19 della Regione Piemonte. Con questa legge di bilancio garantiamo gli stessi livelli di spesa del 2016 relativamente al trasporto pubblico locale, al diritto allo studio, al sociale e introduciamo due novità importanti. Uno, 20 milioni di euro a sostegno delle attività produttive, in particolare artigianato, commercio e contratti di insediamento per attrarre le nuove imprese sul nostro territorio. Il secondo, 25 milioni per gli enti locali, quindi i piccoli comuni, per le piccole manutenzioni, gli interventi sul territorio, quindi edilizia scolastica, manutenzione delle strade e anche recupero delle case ATC. In questo modo rilanciamo gli investimenti e garantiamo la spesa standard della Regione Piemonte. Un bilancio che non dà stimoli, non dà spunti, non dà incentivi allo sviluppo sostanzialmente, quindi di conseguenza un bilancio che non lascia vedere prospettive per il futuro. Per noi soprattutto sono stati abbandonati gli enti locali perché le province, pertanto che esistono, non sono state sostenute a dovere. Gli enti locali a livello di comuni, poche risorse sulla legge 18 e sulla legge 38 e quindi di conseguenza grosso spese sulla sanità per quanto riguarda la mobilità passiva, non risorse ulteriori rispetto ai trasferimenti dello Stato sul trasporto pubblico locale, quindi alla fine veramente poco di quello che invece doveva essere al servizio dei cittadini, per cui veramente un bilancio che non possiamo assolutamente sostenere. Sì, un bilancio della regione tardivo, approvato ad aprile, ragionieristico, nel senso che mira solo a coprire i debiti e sostenere i tagli nazionali e rinvia alla prossima legislatura quelle che sono le misure di efficientamento, risanamento dell'ente e di investimenti. Manca una strategia industriale, quindi creare posti di lavoro, e manca una strategia di contrasto alla povertà. Noi chiediamo infatti il reddito di cittadinanza. Nella replica il vicepresidente Aldo Reschigna ha annunciato che la Giunta presenterà un emendamento che recepisce alcune istanze emerse dal dibattito, come quelle sulla morosità incolpevole e il sistema neve. La nuova norma per il primo soccorso pediatrico è legge. La quarta commissione, riunita in legislativa, ha infatti approvato la proposta che unifica i testi presentati da Daniele Valle, Partito Democratico, e Daniela Ruffino, Forza Italia. Promuove la massima diffusione degli interventi diretti a bambini lattanti in situazione di emergenza e pericolo per la loro salute attraverso la conoscenza degli elementi di prevenzione primaria e di primo soccorso. Sempre maggiori passi verso la sicurezza, soprattutto nei luoghi che si occupano della prima infanzia. Mi riferisco alle tante opportunità di cui godono le famiglie, dagli asili nido ai nidi in famiglia, alle altre importanti forme di ospitalità dei nostri piccoli. Un principio importantissimo è quello della sicurezza. Per questo motivo ho presentato una proposta di legge su quella che comunemente viene chiamata la disostruzione pediatrica. Io credo nell'importanza della sicurezza nella formazione degli operatori e questo a mio parere è un ulteriore importante passo che si fa in quella direzione. La nostra legge propone di istituire una serie di corsi di formazione e di diffondere la conoscenza delle manovre salvavita, in particolare quelle del primo soccorso e della disostruzione delle vie aeree. Si propone di farlo con iniziative di sensibilizzazione e anche rendendolo un requisito fondamentale per tutte quelle strutture che si occupano di bambini, quindi strutture come asili, case di residenza per madri e bambini e tutti quelli che in qualche modo hanno a che fare con i più piccoli. Con una seduta congiunta di quarta e sesta commissione è cominciata in consiglio l'iter della proposta di legge regionale Palestre Salute,
primo firmatario il presidente del Consiglio regionale Mauro Laus. La norma prevede iniziative finalizzate al benessere sociale attraverso l'esercizio fisico strutturato, istituendo percorsi e palestre salute. Tra le novità, l'introduzione della settimana regionale dello sport e del benessere.